de ses ennemis. L'Europa guarda il mondo con la preoccupazione di tutelare i più deboli. E molto spesso i più deboli sono perseguitati e soffrono in ragione della loro religione o del loro credo. E quindi abbiamo cercato di andare sul campo e di vedere cosa era oggettivamente necessario segnalare rispetto alle violazioni dei diritti dei più deboli. Lo sviluppo e lo sviluppo sostenibile sono anche e forse soprattutto una questione di diritti. Un paese in cui non c'è democrazia, un paese in cui i diritti non sono tutelati, è un paese che non può svilupparsi. Oggi questo non è ovvio nella conversazione internazionale, non è ovvio per i media, perché si identificano invece dei modelli come la Cina che vengono compresi come dei modelli in cui la crescita avviene con la violazione dei diritti. Per l'Europa non è così, e quindi il lavoro sui diritti in generale, in particolare sul diritto ad avere un credo, una fede di propria scelta o a non averlo, noi riteniamo sia invece fondamentale per comprendere che cosa davvero avviene in un paese, che cosa avviene davvero tra i paesi e segnalare in modo critico i paesi problematici perché essi, con l'aiuto dell'Europa, possano crescere in diritti e dunque in sviluppo.